Buonasera dal TG6. In apertura il Comune dell'Aquila arriva in aula il bilancio di previsione, ma resta il problema del buco da 24 milioni di euro. Filippo Tronc. Corsa contro il tempo per l'approvazione del bilancio del Comune dell'Aquila. Una corsa lastricata da ostacoli, o meglio da una voragine quantificata in ben 24 milioni di euro, che avrebbe dovuto coprire anche quest'anno il governo come soccorso esterno per far fronte alla minore entrata e alle maggiori spese dovute al difficile post-terremoto. Il destino del Comune resta dunque appeso ad un emendamento annunciato dalla senatrice Stefania Pezzopane, ma che non vede ancora la luce. Una cosa è certa e confermata nel Consiglio Comunale di oggi: entro il termine del 30 aprile non si approverà né il bilancio di previsione né il bilancio consuntivo. Ci sarà dunque la diffida del prefetto Francesco Alecci, con l'ultimatum fissato al 23 maggio, altrimenti il Consiglio verrà sciolto. Una sciagura per la maggioranza che non nasconde la gravità della situazione. L'occasione buona per mandare a casa il sindaco Massimo Cialente per l'opposizione, pronto a fare muro contro ogni ipotesi di approvazione di un bilancio tecnico, per poi intervenire dopo maggio con variazioni di bilancio. Il governo, contrariamente a quanto fatto dal 2009 al 2015, che ha stanziato risorse per il mancato pagamento, essendo edifici inagibili, della Tari, della Tarsu, della Tasi e via dicendo, quest'anno non ha stanziato un centesimo né nella legge di stabilità né nel mille proroghe. Ora è in corso un decreto, tutto sembra che dovrebbe essere convertito entro il 23 di maggio, e quindi speriamo che il decreto, ci sono stati degli emendamenti per far sì che l'Aquila abbia le giuste risorse. Se non arrivassero questi soldi? Sarebbe un dramma, un problema grande, perché il Comune dell'Aquila ha una limitatissima capacità impositiva, ovviamente, avendo il patrimonio immobiliare in gran parte distrutto. Sono 5 anni che questa litania si ripete ormai in maniera stanca e senza nessun costrutto. Tutto questo era stato ampiamente anticipato mesi e mesi fa, ma naturalmente questa amministrazione eccellente in primis, come al solito, è stato sordo. Oggi ascoltiamo una richiesta di aiuto e corresponsabilità da parte di una maggioranza ormai arrivata alla conclusione, al crepuscolo, grazie a Dio, della propria esperienza politica, ma ciò che rimane purtroppo è il dramma che graverà sui cittadini. L'aumento delle tasse, la Tari e le altre, l'incapacità di saper gestire la cosa pubblica di questa amministrazione. Restiamo all'Aquila perché si fa sempre più strada la possibilità di una candidatura indipendente da parte di Nicola Trifuoggi, l'attuale vice sindaco del sindaco Massimo Cialente, che si candiderebbe con una lista civica proprio contro il primo cittadino. Vediamo. Ora è quasi ufficiale: il vice sindaco del Comune dell'Aquila ed ex procuratore della Repubblica Nicola Trifuoggi è pronto a candidarsi sindaco. Con una lista civica, con tanti giovani, oltre gli schieramenti di partito ed oltre il Partito Democratico e quella che oggi è anche la sua maggioranza. Ed è per questo che Trifuoggi, di primaria del centro-sinistra, non ne vuole nemmeno sentir parlare. Sto proponendo uno schieramento alternativo, ribadisce al nostro microfono. È una ipotesi che sto valutando. Io non sono iscritto a nessun partito, non intendo iscrivermi a nessun partito, ho la sensazione che una città possa essere amministrata bene indipendentemente dal colore politico, in quanto non si tratta di determinare le scelte di politica economica nazionale o di politica estera. Lì sì, ci vogliono i partiti, le forze politiche, perché vi sono visioni ideologiche contrastanti fra di loro e assolutamente non conciliabili. Qui no, l'obiettivo di un'amministrazione in questa città è quello di far rinascere questa città, e allora per conseguire questo obiettivo non c'è visione di sinistra, di destra o di centro che tenga. Tutti dobbiamo essere d'accordo su quelli che sono gli obiettivi. Trifuoggi si dice poi sorpreso ma lusingato dell'endorsement ad una sua candidatura da parte di Giorgio De Matteis di L'Aquila Città Aperta, esponente dello schieramento di centrodestra, purché il suo sia un appoggio a titolo personale, non partitico, tiene ovviamente a precisare. Se è una dichiarazione di appoggio a livello personale come elettore,
non può che farmi piacere, come quelle di tutti gli altri elettori di sinistra, destra o centro che riterranno di appoggiare la mia candidatura. Se è una proposta invece di un accordo a livello politico, assolutamente no, io non intendo fare accordi politici con nessun partito. Ora parliamo dell'aeroporto internazionale d'Abruzzo, perché nel pomeriggio ha diffuso una nota dicendo con grande soddisfazione di quanto riferito dalla Commissione europea in materia di aiuti di Stato-Regione, Saga e Ryanair, chiarendo tre punti fondamentali, dicono che in materia di finanziamento non è stato aperto nessun procedimento di indagine formale ai sensi delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato in relazione alle questioni sollevate, che il pronunciamento della Corte Costituzionale italiana in ragione dell'intervento di Stato non notificato non comporta necessariamente un'azione della Commissione, che non vi sono elementi significativi per valutare le misure di aiuti come sopramenzionate sotto il profilo degli aiuti di Stato. La Saga si riferisce a un'interrogazione della parlamentare europea Daniela Aiuto del Movimento 5 Stelle, che lo scorso gennaio aveva chiesto lumi sulla gestione dei finanziamenti illeciti e presunti illeciti tenuti dalla Regione Abruzzo e dalla società di gestione aeroportuale Saga. A Pescara il primo cittadino in conferenza stampa annuncia quali saranno le strategie per cercare di limitare la costa con i divieti di balneabilità dopo che sono state diffuse le ultime analisi dell'ARTA. Paolo Renzetti. Del Vecchio, oggi avete voluto lanciare anche un messaggio rassicurante ai pescaresi, ai turisti, perché le condizioni del mare a Pescara stanno migliorando, lo dicono le analisi. Assolutamente sì. Vogliamo insieme con la categoria, con gli operatori, riportare le cose nel giusto alveo, che non è quello del fiume che ha le sue criticità, ma nell'alveo della correttezza della realtà. Abbiamo lavorato incessantemente in tutti questi mesi per ridurre quelle e per eliminare quelli che erano gli elementi di criticità, di inquinamento del fiume. Ne abbiamo tolti tanti. Le prime analisi, quelle del 18 aprile, confermano questo dato, e cioè una qualità delle acque buona dappertutto, con un'unica criticità che speriamo di risolvere con gli ulteriori interventi che stiamo portando avanti. Il DK15, appena la sovrintendenza con la quale ha avuto ieri e l'altro ieri colloqui sia telefonici che anche personali, appena ci darà l'autorizzazione paesaggistica potranno riprendere i lavori, e credo che possiamo stare nel cronoprogramma che ci siamo dati con l'ACA. Fine aprile, inizi di maggio, diciamo la prima settimana di maggio, attivazione del DK15 per quanto riguarda la Golena Nord, e poi entro la fine di maggio attivazione della DK15 per quanto riguarda la Golena Sud. Quindi non dovremmo entrare oltre il cronoprogramma che ci eravamo dati e che andrà ad influire positivamente anche nelle successive analisi che verranno fatte. E continuiamo a parlare di inquinamento, perché nella giornata di oggi la Capitaneria di Porto ha provveduto a sequestrare altri due impianti di raccolta delle acque reflue fognarie del comune di Cepagatti e Arrosciano. Il provvedimento rientra nell'ambito della campagna di tutela ambientale sull'intero alveo del fiume Pescara. In entrambi i casi si è trattato di una scorretta gestione di rifiuti liquidi che, non svuotati dalle fosse settiche nelle quali erano stati depositati, ruscellavano finendo nelle acque del torrente Nora, affluente del fiume Pescara. Le prospettive per la gestione ambientale nelle città abruzzesi, è stato questo il tema del convegno che si è tenuto nell'aula Federico Caffè dell'Università d'Annunzio di Pescara. Fra le novità, la nascita di un ente unico a livello regionale. Vediamo. In questi giorni stiamo lavorando per insediare la nuova autorità per la gestione integrata dei rifiuti, che sarà costituita dai 305 comuni. Attualmente solo circa 20 comuni non hanno ancora aderito e sono partite ieri le pratiche, quindi l'iter amministrativo di commissariamento dei 20 comuni riottosi a non aderire, come prevede la legge, obbligatoriamente all'AGIR. In Abruzzo in questo momento operano circa 13 consorzi intercomunali, società per azioni, quindi queste cose saranno unificate in un unico ambito istituzionale. Dopodiché i sindaci approveranno un piano d'ambito che prevederà dei bacini operativi in cui saranno appaltati i rifiuti, la gestione dei servizi dalle raccolte differenziate allo smaltimento agli impianti di trattamento.
Entro giugno vorremmo insediare l'Agir, quindi l'autorità unica, e avviare subito le attività del piano d'ambito. La Regione Abruzzo sta facendo il piano di adeguamento dell'attuale legge regionale 45-2007, che dovrebbe completarsi per l'ottobre 2016 con l'avvio del Consiglio regionale della nuova riforma. Noi abbiamo fatto osservazioni al piano nazionale sugli inceneritori, non ci sono le condizioni oggettive per fare un inceneritore in Abruzzo, lo abbiamo dimostrato con dati facendo un'osservazione specifica al Ministero. Praticamente noi al 2022 avremo meno di 80.000 tonnellate di rifiuti da trattare, quindi non ci sono le condizioni nemmeno previste dalle direttive europee sulle BAT, cioè sulle migliori tecniche disponibili per quanto riguarda la realizzazione degli inceneritori. Un'operazione della Guardia di Finanza di L'Aquila ha portato al sequestro di 900 kg di alimenti, un supermercato dove venivano venduti salumi e formaggi scaduti o in cattivo stato di conservazione. Le Fiamme Gialle, insieme ai funzionari del Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di origine animale dell'ASL, hanno sequestrato oltre 900 kg di alimenti. Il legale rappresentante della società proprietaria del supermercato è stato denunciato per commercio di sostanze alimentari nocive o in cattivo stato di conservazione e frode in commercio. Sabato 30 aprile è previsto Opificio 2016, un confronto tra associazioni, cittadini con esponenti del centrodestra sulle tematiche di massima importanza del momento, il lavoro, il sociale e l'economia. Vediamo. Intanto una serie di proposte che saranno sottoposte ai tanti cittadini, agli ordini professionali, alle associazioni datoriali, sindacali che vorranno intervenire, ai professionisti che vorranno intervenire, e sono i temi che oggi segnano una problematica nella regione Abruzzo e nelle città, ovvero l'aggregazione dei territori per potersi rilanciare con i comuni che sono sempre oggetto di tagli continui e non riescono più ad attrarre investimenti, il tema del lavoro che è la priorità della regione Abruzzo e dello sviluppo, il tema della ristrutturazione della spesa sanitaria, del sociale, dei diritti e della famiglia, che sono per noi gli elementi fondamentali della nostra appartenenza e della nostra azione. Noi vogliamo portare delle proposte, per fare questo abbiamo inventato un contenitore di analisi delle proposte legislative che presenteremo, coloro incontreranno l'interesse di chi vorrà intervenire, e da una parte un confronto che può essere anche molto duro, ma sulle idee, con chi oggi governa il principale comune della nostra provincia, ovvero Pescara, la provincia di Pescara, e la regione Abruzzo. Ma un modo nuovo, per la prima volta affrontiamo una competizione del genere, vogliamo dimostrare che la politica, soprattutto in questo momento dove c'è una grandissima difficoltà, gli abruzzesi soffrono di più degli altri nostri connazionali, perché la politica di governo che si sta attuando non sta dando risposte, quindi noi vogliamo analizzare ciò che è stato fatto, e dicendo che secondo noi questi risultati sono talmente negativi che c'è bisogno di una svolta, e presentiamo le nostre proposte. Vogliamo dimostrare che la politica si può fare non sempre urlando, ma confrontandosi e discutendo e dando ai cittadini poi una sensazione di governabilità che possa portare dei risultati. E dopo essere finito alla ribalta nazionale lo stato di dissesto del cimitero dell'Aquila, ora pare ci siano problemi anche per i cimiteri del comprensorio aquilano. I NAS hanno infatti posto sotto sequestro due locali all'interno del cimitero di Roio. Gianmarco Menga. Non trovano pace i cimiteri del comprensorio aquilano a oltre 7 anni dal sisma del 2009. Dopo le polemiche dei giorni scorsi per lo stato di abbandono di alcuni locali del cimitero dell'Aquila ancora disseminati di macerie, come documentato dalle nostre immagini, la scorsa settimana i NAS di Pescara hanno posto sotto sequestro due locali del cimitero di Roio, frazione dell'Aquila. Si tratta in particolare del vecchio e del nuovo ossario. L'ispezione è stata effettuata a seguito di una segnalazione giunta direttamente alle forze dell'ordine e non al comune, come ha voluto precisare la dirigente comunale alla tutela ambientale Paola Giuliani. In questi giorni gli uffici di competenza stanno provvedendo a fornire la documentazione dei due stabili ai NAS, poi si provvederà all'eventuale dichiarazione di inagibilità e agli interventi di messa a norma o di ricostruzione. Fatto sta che la situazione del cimitero di Roio, a contorno dello stato attuale in cui versa quello della città dell'Aquila, conferma ancora una volta la totale trascuratezza in cui versano i cimiteri aquilani nel dopo terremoto.
A Pescara al via i lavori di riqualificazione in via Pian delle Mele, zona sensibile al traffico, a tante difficoltà. La presenza è quella del sindaco Marco Alessandrini, che spiega è un modo per iniziare a sistemare la città. Proseguono gli incontri con la cittadinanza per rendere chiari, visibili, manifesti gli interventi manutentivi che svolgiamo nel tessuto cittadino. Oggi siamo in via del circuito perché si cominciano lavori di rifacimento della rete delle acque bianche, quello che cioè c'è sotto la strada, poi si rifarà anche la strada, e questo serve appunto a garantire un miglior deflusso delle acque, a incidere positivamente rispetto ai fattori che determinano l'inquinamento, e dunque è un'occasione non la prima né sarà l'ultima di confronto con la cittadinanza, di spiegazione diretta di quello che facciamo, in una parola di come si utilizzano le risorse pubbliche. Ci sono certamente tante strade a Pescara, questo è uno stimolo per continuare sempre a fare meglio, per occuparsi delle criticità che ci sono ma che vanno risolte una alla volta con un lavoro paziente e quotidiano. Sono lavori dell'importo di 250.000 euro e dureranno 60 giorni. Vigileremo sulla puntuale esecuzione degli stessi e diamo appuntamento al termine dei medesimi per appunto festeggiare sostanzialmente la risoluzione di un problema e per immediatamente occuparcene di altri. Si è svolto questa mattina presso il Centro Studi Sociali Don Silvio De Annunzis a Cerne di Pineto il convegno finale del progetto Radar, ovvero la rete abruzzese per il dopo di noi e l'autonomia residenziale promosso dalla Regione Abruzzo. Servizio. Oggi questo convegno chiude il progetto Radar, ci saranno poi degli step successivi? Per quello che riguarda il progetto Radar si ritiene concluso oggi. È chiaro che le quattro sperimentazioni che sono state portate avanti in qualche modo troveranno impulso e promozione per poter dar proseguimento alle sperimentazioni e ai percorsi proprio di autonomia portati avanti con questi 32 ragazzi. E quindi siamo già in una fase di riorganizzazione e ipotesi di quali percorsi poter continuare a sperimentare. Radar è stato un progetto importante che ha dato l'avvio a una nuova visione della residenzialità autonoma. È chiaro che i progetti servono a gettare dei ponti. Noi speriamo che questo abbia creato una sensibilità diversa, un sapere diverso e anche una diversa consapevolezza. La finalità del convegno di oggi è quello di presentare le sperimentazioni di questo progetto, che è un progetto molto grande che ha coinvolto quattro comunità pilota in Abruzzo, e noi come ente gestore della formazione presentare modelli a confronto, invitando dei relatori che si sono prima occupati della formazione degli operatori e poi oggi riportano modelli che sono stati sviluppati in Emilia-Romagna in modo particolare. E quindi, proprio facendo riferimento al titolo, i risultati delle sperimentazioni in Abruzzo e i modelli gestionali a confronto, proprio per avere la possibilità di crescere, visto che il progetto Radar che oggi si conclude è un modello sperimentale. E a Nereto è stato presentato il nuovo polo dei servizi della Val Vibrata, con le sedi dell'agenzia INPS, dell'ufficio territoriale per l'agricoltura e del Corecom. Dopo i lavori di adeguamento della vecchia sede della pretura, i nuovi uffici saranno pronti entro l'anno. Elisa Liuzzo. È stata firmata nella giornata di ieri in comune a Nereto la convenzione che consente di garantire una serie di servizi nei locali dell'ex pretura. All'interno dello spazio è previsto il trasferimento dell'agenzia INPS e dell'UTA della Regione Abruzzo, messo a disposizione in comodato gratuito, con la previsione dei necessari lavori di ammodernamento e di adeguamento. Questa collaborazione si è sviluppata da tempo con l'obiettivo, pienamente raggiunto, di garantire la continuità della presenza dell'INPS e della Regione Abruzzo sul territorio della Val Vibrata, area geografica caratterizzata da un'alta densità di aziende e lavoratori. Questo polo di servizi all'interno avrà quattro diversi enti, quattro diversi servizi per la popolazione, non solo di Nereto ma dell'intera Val Vibrata. È stata una bella scommessa e soprattutto è stato un lavorio insieme di enti, Comune, INPS, Regione Abruzzo, si sono messe insieme e hanno fatto questa che potremmo chiamare una economia di scala, una localizzazione di scala, in un unico edificio ben quattro servizi. In un processo di razionalizzazione che noi abbiamo definito socialmente spendibile,
come istituto ci siamo impegnati a provare a coniugare i risparmi, il contenimento dei costi, ma anche il mantenimento dei servizi nei territori. I bisogni della collettività vanno sempre più garantiti, sviluppati, e noi dobbiamo essere capaci di rispondere alle nuove domande. Per rispondere a queste nuove domande dobbiamo essere presenti sui territori e differenziare le nostre risposte. Nello stesso spazio, inoltre, sarà localizzato un ufficio del Corecom e del Centro Servizi Culturali. E a Pineto si è svolto il primo workshop sul progetto europeo intitolato Sister, che vedrà il gemellaggio di Pineto con la città croata di Šibenik e la città bulgara di Razlog. Vediamo. Sperimentare una metodologia di lavoro innovativa finalizzata alla ricerca di un accordo fra i diversi gruppi di stakeholders locali con l'obiettivo di supportare il confronto creativo tra le categorie, autorità locali, operatori, esperti e associazioni, su temi di interesse comune quali turismo sostenibile, patrimonio culturale, ambiente e territorio e cittadinanza attiva, creando legami sociali ed economici tra le tre città. Queste le finalità del progetto, che si è aperto lo scorso 19 marzo con la realizzazione del primo Info Day, progetto che si concluderà con l'incontro internazionale che si svolgerà dal 26 al 31 maggio, durante il quale Pineto ospiterà una delegazione di 90 rappresentanti delle città partner. È sì un progetto che vuole il partenariato, perché chiaramente in campo europeo senza questi legami, diciamo, europei non possiamo poi portare avanti o comunque pensare che un'eventuale programmazione, sia essa sul campo culturale, turistico soprattutto, anche perché Pineto è una città turistica, possa praticamente viaggiare da sola senza un partenariato, come stavo dicendo. Ma fondamentalmente l'invito, gli ospiti che saranno qui alla fine di maggio, porteranno, diciamo, degli elementi in campo detto culturale, turistico, comunque anche commerciale, di favore nei confronti degli operatori locali. Quindi non è un partenariato a sé finalizzato semplicemente alla progettazione europea, ma è un partenariato che apre delle prospettive, degli scenari che ovviamente bisogna saper cogliere. Su questa premessa, su questo scenario, c'è appunto il workshop, nel senso che oggi sono stati invitati degli operatori, degli esponenti delle varie categorie, i quali hanno già, diciamo, in camera da tempo, ne hanno già parlato appunto nei loro tavoli che vengono appunto tirati su settimanalmente, hanno delle idee che vogliono confrontare con questi esponenti appartenenti alle città e confrontarsi poi a fine maggio con gli stessi esponenti, che ne sono rappresentanti della Camera di Commercio, oppure in questo caso anche esponenti regionali di queste località, non solo appunto limitati, circoscritti al comune. Ed ora apriamo la pagina dello sport con le designazioni arbitrali per la 39esima giornata di campionato di Serie B. Virtus Entella Pescara è stata affidata a Fabio Maresca di Napoli, gli assistenti saranno Colella e Oliveri, mentre Virtus Lanciano Avellino sarà arbitrata da Daniele Martinelli di Roma 2, coadiuvato da Raparelli e Cagliari. Entrambe le partite si giocheranno sabato alle ore 15. Ora parliamo del Pescara e di una buona notizia per i tifosi, perché è stata ufficialmente riaperta i tifosi del Pescara la trasferta di Chiavari di sabato prossimo. La decisione è stata presa dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive e i tagliandi sono acquistabili in prevendita fino alle 19 di domani sera, venerdì 29 aprile. I punti vendita saranno il Bar Tabaccheria e il Pareso in via Vespucci e tutti i punti vendita del circuito ETES. Ora invece parliamo proprio del Pescara, perché sono partite nel primo pomeriggio alla volta di Chiavari, dove sabato affronteranno l'Entella. Qualche novità di formazione rispetto a sabato scorso e l'ok per la Padula che si è allenato e, come ha dichiarato il tecnico Oddo rassicurando tutti, ha detto è partito con noi. Vediamo. No, sta bene. Parte con noi e è tutto sotto controllo. Oggi si è allenato e ha fatto una parte di allenamento, quella che interessava, la parte tattica, poi ha continuato differenziato, ma sta bene. Non dobbiamo farci influenzare dall'avversario, ma dobbiamo badare a raccogliere il maggior numero possibile di punti partita dopo partita, a prescindere dall'avversario, a prescindere dal giocare in casa o fuori. Quando dicevamo che dalle difficoltà nascono delle opportunità, l'importante è che in queste difficoltà sono nate grandissime opportunità, cioè aver capito che Mandragora è
è un giocatore che può fare anche il difensore centrale, aver capito che Vitturini si è messo a livello dei titolarissimi e quindi l'importante è che quando tu vai a giocare i play-off, noi li abbiamo fatti l'anno scorso, quindi un minimo di esperienza ce l'abbiamo, capisci che ogni tre giorni non è semplice, più gente hai a disposizione su cui puoi fare affidamento e meglio è. Nel calcio di certo e di sicuro non c'è nulla, perché se il prossimo anno arriva il Manchester e mi chiede, io probabilmente gli direi di sì, quindi non è che posso nascondermi dietro a queste cose qui. È ovvio che una di quelle certezze che ho è che è un contratto, poi sicuramente questo è un momento in cui fantastico con un'eventuale formazione del prossimo anno, ma questa è la normalità, come poi è normale che nel momento in cui finirà qui la stagione dovrò parlare col presidente, col direttore, per cercare di capire quali sono i programmi, per cercare di capire che cosa si vuole fare e in base a quello fare un bel progetto per il futuro. Ora scendiamo in Lega Pro, parliamo di Teramo. In casa biancorosso si pensa alla gara con lo SPAL, ma soprattutto al futuro, e il difensore Caidi dice: spero di restare in biancorosso. Ascoltiamo. Abbiamo dimostrato, penso, in diverse gare di meritare qualcosa di più, quindi è per quello che sono un po' rammaricato. Però, come ho anche detto, che dopo una stagione simile, essere salvi a quasi un mese prima della fine è comunque un discreto risultato. Ecco. È stata una squadra molto compatta che subisce poco e comunque tra giocatori di qualità, la piazza è una piazza bella, ambiziosa, quindi farò i complimenti ai giocatori perché se lo sono meritati. Bisogna chiudere bene la stagione, è già che conta una squadra che appunto ha vinto il campionato e quindi il fatto di mettersi in mostra e di dimostrare magari di essere una squadra alla pari della squadra vincitrice del campionato è una bella cosa. Poi ci sono ragazzi che si devono mettere in mostra, che magari hanno giocato meno, adesso non so il mister chi farà giocare, chi no. Io ho ancora un altro anno di contratto qua, quindi per quanto mi riguarda io qua sto bene, sono qua da tanto tempo. E sono legato tanto al mister, però sono legato altrettanto alla piazza e ai tifosi, alla società, e quindi è normale che il mister per me è un punto di riferimento importante. Conoscete meglio di me il presidente, qua non si sta per salvarci, quindi è normale che Teramo non è che potrà sicuramente l'anno prossimo comprare giocatori dalla Serie B o chissà che cosa, quindi se so che se rimango qua si lotterà sempre per vincere. E per l'Aquila una tegola a centrocampo, il mediano Boulevardi ha riportato una distorsione al ginocchio, per lui la stagione potrebbe essere già finita, vediamo. Piove sul bagnato sull'Aquila Calcio nella settimana che porterà al penultimo impegno di campionato contro la Lucchese, prima degli ormai quasi inevitabili play-out. I rossoblù infatti rischiano di perdere da qui a fine stagione il giovane centrocampista di proprietà del Pescara, Danilo Boulevardi, bloccato da una settimana per un infortunio al ginocchio. Dagli accertamenti evidenziati ieri mattina, per il mediano di Mazzara del Vallo si tratta di una distorsione al collaterale senza l'interessamento del crociato. I tempi di recupero vanno dai 25 ai 40 giorni e quindi è altamente improbabile poterlo rivedere in campo entro la fine di questa stagione. Una tegola per il tecnico Giacomo Modica, già alle prese con la difficile missione di centrare la salvezza, molto probabilmente tramite gli spareggi. Modica può comunque consolarsi in quella zona del campo con la crescita esponenziale in termini fisici e mentali di Benzaglia e De Francesco, per caratteristiche perfetti nel ruolo di mezzali del centrocampo a tre. Il tutto in attesa che il croato Milicevic, ormai pienamente recuperato, riprenda in mano le chiavi del centrocampo, già domenica contro la Lucchese dell'ex Demiro Pozzebon, negli ultimi sei mesi dello scorso anno in maglia rossoblù. E la terza edizione del TG6 si chiude qui, il prossimo appuntamento con l'informazione torna domani nell'edizione delle 14. Buonanotte.
Thank you.